Buonasera, apriamo questa edizione del TG6 con la notizia della finanziaria approvata in regione con non poche polemiche. È arrivato dopo la mezzanotte il via libera dal Consiglio regionale al bilancio di previsione 2022-2024, un iter difficoltoso anche a causa di positività al Covid riscontrate durante la mattinata. Critiche giungono dalle opposizioni che continuano a denunciare l'immobilismo della Giunta Marsilio. Stefano Recanati. Tra tante chiacchiere, la Regione Abruzzo ha la sua finanziaria, è una regione in equilibrio, ci sono tanti investimenti, ci sono 49 milioni di meno a disposizione, ma non ci sono tasse aumentate. Grazie. Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, al termine di un'assise molto faticosa, segnata dal Covid, che ha messo a rischio i numeri della maggioranza. Il percorso tortuoso era cominciato già in mattinata quando il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso parere favorevole, ma con riserva nei confronti del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, riserva legata al fatto che, come prevede la legge dello Stato, non è stata approvata la delibera conciliare con il piano di rientro del disavanzo, oltre 360 milioni di euro. Comunque in tarda notte, ben oltre la mezzanotte, il sì all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario delle opposizioni. Evitato così l'esercizio provvisorio, ma proprio il via libera con riserva fa correre il rischio di un'impugnazione successiva. Una lacuna gravissima la definisce Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che mette in pericolo quanto previsto finora, rischiando di far pagare le conseguenze agli abruzzesi. Evidenti le difficoltà emerse dopo la pandemia, prosegue la pentastellata, ma non sono comunque sufficienti a giustificare i 3 anni di legislatura in cui non si è cambiato niente. Non v'è traccia del piano di rientro sul deficit e parliamo di un disavanzo di circa 360 milioni di euro. Per cui la constatazione che la Giunta Marsilio navighi a vista, non abbia alcuna programmazione e purtroppo l'Abruzzo sia in una totale incertezza. Un documento pieno di errori, lacune, caotico e confusionario che ancora una volta non programma il futuro della regione. Così i gruppi del centro-sinistra sul voto espresso sul bilancio, ma a far scatenare le ire, soprattutto quelli dell'ex assessore al bilancio Silvio Palucci, il colpo di coda arrivato intorno a mezzogiorno con il quale Sospiri ha cancellato 26 articoli su 37 del documento prodotto dalla Giunta Marsilio. Addio all'aumento, alla diminuzione del taglio delle tasse, che era la più grande promessa di Marsilio e della sua giunta. Mobilità passiva, disavanzo in sanità, taglio al TPL, al trasporto pubblico locale, al diritto allo studio, al sociale. Ce n'è tanto per dire che questa giunta lenta è bocciata, bocciata non solo da noi, ma dallo stesso Presidente del Consiglio e dei revisori. Sono 4.773 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 4.124 sono stati identificati esclusivamente con i test antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 10.604 tamponi molecolari e 47.471 sono stati test antigenici. Il tasso di positività è pari a 8,21%. 171 pazienti, rispetto a ieri il 10%, sono ricoverati in ospedale in area medica, 20 in terapia intensiva, mentre gli altri 16.853 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.640. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.051. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 434 nuovi dimessi guariti e dei nuovi casi positivi 1.446 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara, 1.217 in provincia di Chieti, 1.074 in provincia di Teramo e 760 in quella dell'Aquila. 120 fanno riferimento a casi fuori regione, mentre per 156 sono in corso verifiche sulla provenienza. Lunghe file all'esterno di alcune farmacie in queste ore da parte di persone in attesa di fare il tampone. Noi siamo andati a sentire all'esterno di una farmacia di Pescara come sta andando. Renzetti, Paolo Renzetti.
Capodanno in fila per fare i tamponi anche a Pescara come nelle altre città del paese. All'esterno di numerose farmacie questa mattina c'era gente ad aspettare di poter fare l'esame o attendere il risultato del tampone antigenico, considerando poi la chiusura delle farmacie nelle giornate del 1 e del 2 gennaio. Nessuna isteria all'esterno, ma grande responsabilità per poter avere la notizia positiva e poter passare qualche ora di festa in famiglia con il tampone negativo. Tanta gente in fila fuori alle farmacie di Pescara, una trentina di persone qui all'esterno. Lei da quanto tempo sta facendo la fila? Noi abbiamo fatto la fila, adesso stiamo attendendo i risultati, abbiamo fatto la fila una mezz'oretta. Insomma, fare questi tamponi a Capodanno non è il massimo. Però sono preventivi, mia figlia lo ha fatto perché vorrebbe festeggiare e quindi tutti i compagni hanno fatto il tampone. Insomma, un Capodanno un po' particolare, con i tamponi insomma non si potrà fare festa come si pensava. Però con i tamponi siamo tranquilli. Quindi... Tu vai a scuola? Sì. Insomma, anche a scuola c'è un po' di preoccupazione. Eh sì. Del resto anche quando torneremo saremo molto preoccupati perché chiaramente sarà inevitabile che ci saranno stati dei contagi e quindi dobbiamo stare molto attenti, ma dobbiamo stare attenti adesso e quindi non pensare che perché abbiamo il Green Pass tutto sia tranquillo, dobbiamo sempre essere molto accorti. E lei è in fila per i tamponi o deve attendere il risultato? Dobbiamo aspettare il risultato, ma è solo una sicurezza in più visto che siamo tutti vaccinati. Quindi speriamo bene. Da quanto tempo siete in fila? No, adesso 10 minuti per aspettare il risultato, poi abbiamo fatto. Il suo figlio? Sì. Tu pure hai fatto il tampone? Io l'ho fatto, lei no. Insomma, si fanno i tamponi invece di festeggiare il Capodanno? Non fa niente, tanto il Capodanno lo festeggiamo stasera. Questi tamponi a Capodanno, nessuno se l'aspettava. È normale che si facciano perché la pandemia esiste, quindi l'unica soluzione è questa, quindi andiamo avanti. È ufficiale, in Abruzzo le scuole riapriranno il 10 gennaio. L'assessore Quaresimale ha firmato l'ordinanza con cui posticipa il ritorno sui banchi per effettuare tamponi a tappeto agli studenti. Intanto 33 istituti abruzzesi riceveranno i fondi dell'FSE per la didattica a distanza. Giuseppe Dintino. Gli studenti abruzzesi torneranno sul banco di scuola il 10 gennaio e non il 7. Con un'ordinanza firmata oggi, l'assessore regionale all'istruzione, Pietro Quaresimale, ha deciso di posticipare l'inizio delle lezioni. Tra l'8 e il 9 di gennaio, infatti, si procederà allo screening di massa degli studenti, così da garantire un rientro in sicurezza. Abbiamo deciso di posticipare la riapertura delle scuole al 10 gennaio e quindi non più il 7, così come da calendario scolastico. La motivazione del posticipo è dovuta al fatto che vogliamo fare uno screening di massa agli studenti con il supporto del Ministero che ci darà anche l'aiuto tramite l'esercito. Stiamo valutando gli ultimi dettagli dell'operazione. In che modo gli studenti abruzzesi verranno raggiunti e sottoposti al test però resta ancora da capire. Altro nodo per la riapertura delle scuole è quello del trasporto pubblico. In base all'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, dal 10 gennaio sarà necessario il Super Green Pass per salire sugli autobus. Stiamo lavorando insieme al Dipartimento Trasporti per cercare di attenuare la problematica, che comunque ne siamo al corrente perché veniamo già un anno difficile, quindi cercheremo di mettere in campo ogni misura che possa attenuare il più possibile i contatti e comunque i contagi, quindi stiamo lavorando in sinergia per fare ciò. Siamo pronti, conferma il presidente della Società di Trasporto Unico Abruzzese. E noi siamo pronti perché, come sempre, abbiamo dimostrato di avere una flessibilità che in parte è mitigata dalla capacità delle prefetture di trovare dei raccordi con gli altri operatori del settore, a cominciare dai responsabili scolastici, i comuni delle città nelle quali operiamo e naturalmente la tua. Intanto 33 istituti scolastici abruzzesi che hanno vinto un bando potranno ricevere fino a 5.000 euro ciascuno. La somma totale di oltre 1 milione di euro è finanziata col Fondo Sociale Europeo e servirà all'acquisto di device mobili per la didattica a distanza.
per acquistare degli strumenti informatici e da consegnare in comodato gratuito a quelle famiglie bisognose che non hanno la possibilità di acquistare appunto dei computer per i propri figli. Quindi vogliamo far sì che tutti gli studenti abruzzesi abbiano gli stessi diritti e nessuno rimanga indietro. Un altro bando che permetterà alle scuole di acquistare strumenti informatici sarà aperto verso la metà di gennaio. Un altro hub a Pescara, pronto a riaprire il palafiere, manca infatti solo l'ufficialità. Il nuovo hub vaccinale di Pescara, che si affiancherà a quello di Porta Nuova, aprirà al palafiere di Via Tirino, dove per un anno i pescaresi hanno già effettuato le vaccinazioni. La conferma arriva ai nostri microfoni da parte del sindaco Carlo Masci. Paolo Renzetti. Sindaco, allora state lavorando senza sosta con la ASL per individuare dei locali adatti per aprire un nuovo hub vaccinale, mancherebbe solo l'ufficialità, possiamo dire, si dovrebbe tornare al palafiere di Via Tirino, è così? Questa settimana è esplosa la necessità di fare più vaccini rispetto a quelli che stiamo facendo al centro dell'ex stazione di Porta Nuova, sia per gli adulti che per i bambini. L'ASL mi ha informato di questo immediatamente, ma abbiamo visto le file che ci sono di persone che senza prenotazione sono andate a cercare di fare il vaccino. E allora mi sono messo subito in moto, ho telefonato al presidente Danelli, sempre disponibilissimo devo dire, gli ho chiesto quali spazi avesse al palafiere, mi ha detto che al primo piano di quell'edificio ha un'area di circa 1000-1500 metri quadrati che potrebbe essere utilizzata, faremo il sopralluogo immediatamente per verificare la possibilità di utilizzare quello spazio, se sarà possibile sicuramente lo utilizzeremo, riorganizzeremo le vaccinazioni in quello spazio lasciando anche il centro alla stazione, perché così i pescaresi avranno più opportunità, perché è importante vaccinarsi, non possiamo scherzare con questo virus che è sempre così subdolo, aggressivo, ci sono troppi casi di persone contagiate e quindi il comune come al solito si attiva, lo fa in tempi brevissimi, la comunicazione dell'ASL è arrivata l'altro ieri e noi ieri ci siamo attivati, già siamo operativi, stiamo trovando le risorse perché per ogni passaggio occorrono risorse economiche, le troveremo e quindi sono certo che all'inizio dell'anno con la disponibilità dei medici e degli operatori sanitari che l'ASL dovrà mettere a disposizione, ma la collaborazione con l'ASL è pienissima. L'appello del sindaco di Pescara ai pescaresi, avete annullato tutti gli eventi ovviamente come in tutta Italia, insomma qual è il suo appello ai cittadini di Pescara? Noi abbiamo annullato tutte le iniziative, era giusto farlo, in questo momento purtroppo non possiamo festeggiare come vorremmo, come tutti vorrebbero, le feste natalizie riacquistano più il sapore della tradizione con i familiari, con i parenti più stretti, in numero non esagerato, dobbiamo stare attenti, speriamo che passi presto questa vicenda bruttissima che oramai stiamo vivendo da 2 anni, io da sindaco vorrei dire divertitevi tutti quanti in piazza, è un capodanno diverso, ma i sentimenti per i familiari, per le tradizioni, per la nostra cultura, per la nostra religione ci sono sempre e questo è il Natale, queste sono le feste natalizie. Voltiamo pagina, nei giorni scorsi a Chieti è stata riportata alla luce una tomba di età ellenistica con un sontuoso corredo funerario. Dalle prime valutazioni dimostrerebbe che l'antica Chieti aveva scambi commerciali ed un elevato livello di benessere. Una scoperta archeologica straordinaria a Chieti che potrebbe portare a rivedere la storia della Teate preromana. È stata rinvenuta durante gli scavi di riqualificazione in piazza San Giustino una tomba con una ricchissima sepoltura ellenistica risalente al IV-III secolo a.C. È scampata miracolosamente ai vari tagli in profondità effettuata nei secoli scorsi per la costruzione delle cisterne romana e ottocentesca.
Inusuale per la forma quasi quadrangolare e per le dimensioni, la tomba è unica nel suo contenuto. Una donna, minuta nelle proporzioni ma robusta per l'ossatura, posta in posizione supina. Doveva essere una donna di rango, poiché è accompagnata da un ricchissimo corredo di vasi bronzei e di ceramica. Questi ultimi, di provenienza Apula, anche se ancora da studiare con precisione, dimostrerebbero che la Chieti Teate era già ricca e aveva scambi commerciali di lungo raggio. In altre parole, nella Chieti del IV-III secolo a.C. ci doveva essere una classe dirigente abbiente e benestante che onorava i defunti con corredi ricchi e ricercati. Lo studio dell'inumata e dei manufatti rinvenuti inizierà con l'anno nuovo e gli scavi per la riqualificazione di Piazza San Giustino proseguiranno, poiché, come dichiara la direttrice dei lavori Rosanna Tuteri, una tomba non è mai isolata. Il Covid ci offre una nuova solidarietà. Alla fine di un anno difficile abbiamo voluto ascoltare Monsignor Bruno Forte per lanciare un messaggio di solidarietà e di speranza che ci supporti e ci guidi per il nuovo anno che sta per arrivare. Monsignore, sul volgere della fine di questo anno, un suo personale saluto e augurio per i nostri telespettatori, ma anche per tutti coloro che stanno vivendo un momento di grande incertezza già da tempo. Credo che l'augurio che tutti desideriamo è la liberazione da questa schiavitù del Covid, che è una schiavitù sotto molti profili, anzitutto quello della paura. Io vedo che c'è tanta paura in giro, c'è paura negli anziani che sono stati i primi ad essere colpiti, c'è paura nei giovani che restano spesso incollati davanti al web e non riescono ad uscirne, c'è paura nei lavoratori che si trovano di fronte alle sfide del tutto inedite di dover lavorare in queste condizioni di difesa, cautela, protezione e al tempo stesso con consapevolezza del rischio. Proprio per questo essere liberi dalla paura, essere liberi da questa minaccia, credo che è quanto noi tutti desideriamo nel profondo del cuore. Come uomo di fede io chiedo al Signore questo dono per tutti, la liberazione dal Covid, dal flagello del virus e il coraggio di guardare avanti in maniera solidale, non chiusi ciascuno nel proprio desiderio, nel proprio egoismo, nella propria volontà di uscirne, ma insieme, sapendo che da un pericolo come questo non si esce se non con una più grande solidarietà e quindi responsabilità intesa a garantire e proteggere tutti e non solo noi stessi. Quanto diceva Papa Francesco una volta, quanto di peggio potrebbe essere uscire da questa pandemia senza trarne alcun insegnamento o frutto. Il grande frutto che dobbiamo trarne, io credo, è una nuova solidarietà fra tutti, soprattutto verso i deboli, e un nuovo coraggio, una nuova speranza riposta in Dio per ciascuno di noi, per non fermarci, per non restare prigionieri del passato, per guardare avanti e costruire insieme un futuro migliore per tutti. E siamo allo sport, la retrocessione in Serie C a distanza di 11 anni è il fatto principale che caratterizza il 2021 del Pescara, un anno particolarmente negativo per il club bianco-azzurro che ripercorriamo in questo servizio di Andrea Costantini. Se il 2020 era stato un anno negativo per il Pescara, tra pandemia e risultati negativi, con un solo acuto, lo spareggio salvezza col Perugia, il 2021 va agli archivi come uno degli anni peggiori della storia del Pescara. Quella amara retrocessione in C che era stata scampata alcuni mesi prima è diventata realtà e il Delfino ha fatto poi fatica a immedesimarsi nella categoria inferiore, tanto che, anche ben prima della chiusura dell'anno solare, sono andati già in soffitta a propositi di vittoria del campionato. I numeri raccontano di una prima parte in Serie B nella quale il Pescara ha collezionato 19 punti in 22 partite, appena sotto il punto di media. Solo 4 le vittorie a fronte di 7 pareggi e 11 sconfitte. Nella stagione di Serie C, con la prima di ritorno già giocata, ultimo impegno del 2021, il bilancio è di 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. E dire che questo 2021 si era aperto con l'apice della rincorsa salvezza del Pescara, che sotto la gestione Breda si stava risollevando,
La vittoria in casa della Reggiana, firmata da Scognamiglio, chiudendo il match con 9 uomini, aveva portato il Pescara per la prima volta in zona salvezza, ma dopo la sosta un nuovo tracollo. I massicci interventi di mercato non danno la svolta, Breda va in confusione, la squadra è un colabrodo. Un punto in 6 giornate, il presidente Sebastiani dà il ben servito all'allenatore trevigiano e chiama Gianluca Grassadogna, il quale si impegna sin da subito per ricaricare un ambiente depresso, ma i senatori, verso i quali la società punterà il dito a fine stagione, non spingono la rincorsa. Dei nuovi arrivi il solo esperto De Sena dà una mano alla causa, Odgard è acerbo e gli altri neoarrivi fanno molto male, compreso il figliol prodigo Macin. Con Grassadogna arrivano 5 punti nelle prime 3 gare, ma il KO casalingo al 90° con l'Ascoli, una mazzata praticamente definitiva. Un altro guizzo d'orgoglio, il 3-1 col Pisa, poi il Covid irrompe nello spogliatoio del Delfino, nel bel mezzo della doppia trasferta lombarda, Monza-Brescia. Al Rigamonti anche un malore, coglie l'allenatore biancazzurro, lo stop per il virus fa tornare in campo il Pescara dopo 17 giorni senza allenamenti di gruppo, ma le ultime partite sono solo una agonia in attesa del verdetto matematico che arriva nella trasferta di Cremona del 7 maggio. Dopo 3 giorni anche l'onta di lasciare quella Serie B che era stata riconquistata 11 anni prima nel vedere la Salernitana festeggiare all'Adriatico la promozione in Serie A. In una lettera sul sito il presidente Daniele Sebastiani si scusa con la città e i tifosi per la retrocessione, seguono settimane di attesa per la nomina delle nuove figure chiave della ripartenza. Escono intanto di scena i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti e il team manager Andrea Gessa. A metà giugno, sciolte le ultime riserve, Luca Matteassi, direttore sportivo, l'esperto Gaetano Auteri, fautore del 3-4-3, per la panchina. Drudi e Memusciai sono i superstiti di una rosa rinnovata e nella quale restano anche Valdifiori, fuori dal progetto tecnico, e un Galano con la testa altrove. Il rinnovato Pescara parte bene, fa risultati, il gioco non convince ma si intravedono margini di crescita, 12 punti nelle prime 6 partite, più 2 vittorie di Coppa. Ottobre però è un mese nerissimo, il KO interno con la Reggiana manda in tilt la squadra e ne mina le convinzioni. In 10 partite il Delfino ne vince solo 2, Reggiana e Modena, dietro di loro il Cesena, scappano via, biancazzurri eliminati anche in Coppa Italia dal Teramo, Auteri rinnega per un po' il suo 3-4-3, le pressioni della piazza, spiega il tecnico siciliano. Sul punto dell'esonero l'allenatore torna all'antico, fa scelte più decise, dà più spazio ai giovani e i risultati a dicembre tornano a sorridere, 10 punti nelle ultime 4 partite e il Pescara torna a vedere di nuovo positivo con l'auspicio di un 2022 più foriero di soddisfazioni. Fare peggio del 2021 in fondo sarà molto molto difficile. E per il Teramo si chiude un anno, il 2021, che era iniziato con grandi speranze e che non ha riservato grandi soddisfazioni. L'eliminazione al primo turno playoff come la stagione prima, l'avvento di Guidi e l'addio di tanti big. Poi il passaggio di quote che ha reso il finale di annata molto in salita. Jacopo Forcella. Un 2021 che si chiude in maniera tribolata per il Teramo, ma che era iniziato il 9 gennaio con l'impegno interno contro l'Avellino al Bonolis e col pareggio per 1-1, che aveva confermato come il diavolo che aveva terminato l'anno precedente con la debacle di Bisceglie fosse formazione in grado di lottare sulla carta alla pari con le big del girone C che avrebbe abbandonato in estate. Ironia della sorte, il fallo da rigore di Diakité che spianerà la strada al pareggio irpino fu merito di Bernardotto, che non sapeva ancora che quello sarebbe diventato molto presto il suo stadio. Sulla panchina biancorossa c'era Massimo Pace, l'organico a disposizione di levatura decisamente superiore a quello attuale, ma il 2021 non partì benissimo, non c'erano i vaccini e i rinvii erano l'ordine del giorno. Teramo che cade anche a Viterbo e poi ad ora di pranzo si riscatta con il Palermo 1-1 prima della vittoria col Bari, unico squillo di un avvio d'anno con molte più ombre che luci. Il punto più alto con i pugliesi, unica gioia di una seconda parte che vede tante amarezze, sotto la neve, la sconfitta contro la casertana di Federico Guidi fino al punto più basso, anzi ai punti più bassi, lo stop con la Vibonese e quello con la Cavese che era già destinata all'ultima casella del campionato. Un girone di ritorno che benché non somigli per nulla a quello di andata assicura comunque al diavolo la qualificazione alla post season. All'ottavo posto lo stesso dell'annata precedente, in un'ultima di regular season dai tanti incastri ma che i biancorossi risolvono presto, sempre con la Viterbese, per 2-0 con Ilari e Bombaggi.
si arriva così ai playoff in crescendo, ma il primo turno, come lo era stato il Catanzaro nel giugno prima, si rivela ancora fatale. Stavolta è il Palermo, e non con un pareggio, ad estromettere immediatamente il diavolo dalla corsa alla B. Floriano Dal Dischetto e Luperini mettono subito in chiaro le cose. Tutti a casa con qualche sorriso, ma anche con un filo di amarezza per le meritate vacanze, che si aprono però con la lettera di Iachini del 18 giugno, che annuncia che no, lui a queste condizioni non va avanti. I presupposti per proseguire non ci sono più. L'iscrizione è a rischio, la città trema tra speranza e disillusione, ma intanto l'attuale presidente onorario, senza che nessuno lo sappia, comincia a tessere la tela di una trattativa per la dismissione delle quote che si concretizzerà soltanto in inverno. Alla fine Iachini resta e iscrive la squadra alla Serie C, stavolta però si torna nel girone centrale insieme al Pescara. E il progetto biancorosso va ridisegnato su nuove linee. Non più spese faraoniche, anzi, salutano Iacconi e Federico, anche Paci che va a Pordenone, e la dirigenza non rinnova i contratti in scadenza di tutti i big in rosa. In più cede Salim Diakité alla Ternana e Santoro al Perugia per finanziare un mercato che viene affidato a Carlo Musa. In panchina va Federico Guidi, che si libera dalla Casertana, che invece in C non riesce ad iscriversi, e l'infornata di giovani da valorizzare ruota attorno ai senatori rimasti: Mungo, Piacentini, Arrigoni. Arrivano Azio Osmanovic, Rosso, Malotti e soprattutto Bernardotto, l'uomo a cui si affida il diavolo per l'atavico problema del gol. L'avvio di campionato è incoraggiante, malgrado i punti stentino ad arrivare. A Chiavari, all'esordio, sconfitta immeritata. A Modena la partita migliore, benché arrivi solo un pareggio, ma il doppio stop con Vispesa Remolese nel doppio turno casalingo conferma che questa squadra deve farne tanta ancora di strada. L'ultimo posto con la Viterbese viene cancellato dal successo su Laziali di inizio ottobre, un mese nel quale le cose vanno più che bene. Prima del doppio stop però, nel finale, con Cesena e soprattutto Aquila-Montevarchi, gara che Guidi ricorderà per settimane nelle conferenze. Novembre è il mese migliore, in Coppa Viero risolve il derby col Pescara, riproposto in campionato 11 giorni dopo, quando Bernardotto finalmente si sblocca e rimonta il vantaggio sul rigore di Ferrari all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara. Sono i giorni della cessione delle quote, da Iachini a Ciaccia, non tutto, il 60%, dopo il preliminare siglato qualche giorno prima. La città risponde con entusiasmo. Il 20 novembre, giorno della gara interna con l'Olbia, è quello del saluto della conferenza al Parco della Scienza, con l'amministrazione comunale intera, sindaco in primis, a dare il benvenuto ai soci di maggioranza che già detengono il Fiuggi. Da qui in poi però la storia cambia, perché il 25 il blitz della Guardia di Finanza sequestra i beni dei due fratelli e le quote del sodalizio biancorosso. Sequestri non convalidati due giorni dopo dal GIP, che sembrano riportare il sereno fuori dal campo. Perché in campo lo squillo inaspettato del pomeriggio uggioso di Pontedera rimarrà un unicum rispetto a prestazioni senza nervo del Teramo, rullato da Carrarese, ancora Matelli, Carreggiana e Dentella, all'ultima del 2021. Impegni che si intrecciano con un nuovo sequestro dei beni dei Ciaccia, con la COPS che ancora non dà l'avallo definitivo al passaggio delle quote di novembre, una classifica che piange, un mercato semibloccato e Iachini che annuncia di rinunciare al PEF sul Bonolis mettendo in vendita la concessione. 12 mesi dunque vissuti pericolosamente. Il passaggio al 2022 ad un Teramo ridotto così può solo fare che bene. E siamo al volley. Domenica alle 16 e non alle 18, l'Impavida Ortona ospiterà, Covid permettendo, in uno scontro diretto per la salvezza, il Brescia. Sarà una delle poche gare in programma, rinviato infatti finora il 50% delle partite in A2. In A3 la prima di Coppa Italia, prevista pure per domenica 2, è stata rinviata al 19 gennaio, ma la precarietà del momento ha indotto molte società di A2 e non solo a chiedere uno stop dei campionati per il prossimo mese. Quanto alla A2 femminile, col nostro Altino e alle 7 formazioni abruzzesi di B, se ne riparlerà almeno sulla carta l'8 e il 9 gennaio. È tutto per questa edizione delle 19, l'appuntamento è alle ore 23, grazie per essere stati con noi, arrivederci.